Amici sportivi all'ascolto, ben ritrovati. Immagini che vi giungono dallo stadio comunale di Prato La Serra, Modestino di Cicco. Prima giornata del campionato nazionale Under 17 riservato alle società di Serie A e di Serie B. Si affrontano sul sintetico di Prato La Serra i padroni di casa dell'Avellino e i parità del Perugia. Passiamo subito alla lettura delle distinte. Applausi per i protagonisti in campo da parte del folto pubblico che gremisce i gradoni dell'impianto sportivo De Cicco del comune irpino. L'Avellino schiera Musco tra i pali, numero 1, numero 2 Gargaro, numero 3 Luigi Cimmino, numero 4 Visconti, 5 Sagna, 6 Saporito, 7 Falco, 8 De Luca, 9 Coiro, 10 Garofalo, 11 Paudice. A disposizione Pone, Caputo, Apuzzo, Vasapollo, Corcione, Pacilli, Migliaccio, Ferraro e Antignano. Allena Dario Rocco. Il Perugia risponde con Guerri tra i pali, numero 1, numero 2 Meoni, 3 De Angelis, 4 Miola, 5 Fratini, 6 Bruschi, 7 Mazza, 8 Amatucci, 9 Benedetti, 10 Ranocchia, 11 Corsi. In panchina col numero 13 Stramaccioni, numero 14 Pasquale Cimmino, 15 Venturi, 16 Romani, 17 Metelli, 18 Rapari. Allenatore signor Violetti. Campana, la terna arbitrale, infatti dirige il match il signor Castellone, appartenente alla sezione di Napoli, coadiuvato dai signori Leonetti di Frattamaggiore e Luciano di Nola. Tutto pronto per il debutto casalingo dell'Avellino. Il calendario le pone di fronte gli umbri del Perugia, saranno gli irpini a battere il calcio d'inizio. La formazione biancoverde che nel corso di questi primi 40 minuti attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Tenuta biancoverde per l'Avellino, completo in prevalenza bianco per il Perugia. Il grifone, lo sappiamo, i colori sociali biancorossi, dunque è una sfida che si rinnova, perché già lo scorso anno Avellino e Perugia a livello di Under 17 hanno incrociato i propri destini. Qualche volto nuovo nell'Avellino Under 17 rispetto alla scorsa annata, 5 o 6 elementi sono rimasti a partire dal capitano numero 9 Coiro. Allena Dario Rocco, l'ex centrocampista dell'Avellino, lo scorso anno alla guida dell'Under 16 ed ora promosso, se così possiamo dire, alla guida dell'Under 17. E ancora Prato La Serra ad ospitare le partite interne delle giovanili dell'Avellino. Manovra la formazione di casa, rimessa laterale proprio per gli irpini. Con le mani è pronto Luigi Cimmino. Si guarda intorno Cimmino, poi serve in profondità il numero 4 Visconti. La palla è preda degli umbri, Meoni, poi Bruschi. In posta Fratini. De Angelis. Fratini. Lancia in avanti Fratini, palla respinta, lotta il numero 9 Coiro. Riesce a servire in qualche modo il compagno, siamo all'interno dell'area di rigore. Va giù il calciatore dell'Avellino, si rialza Falco, invitato dall'arbitro a farlo. Gioco interrotto, atterrato Corsi, calcio di punizione per il Perugia quando è trascorso il primo minuto di gioco. Prima giornata d'andata del campionato nazionale Under 17 riservato alle 42 formazioni, alle 42 società che a livello di prima squadra partecipano ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A e dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B. Avanza il Perugia con Mazza, c'è il break degli umbri, appoggio per il numero 10 Ranocchia, palla in profondità, la presa di Musco sul tentativo di Benedetti, l'uscita bassa dell'estremo difensore dell'Avellino efficace a neutralizzare il tentativo da buona posizione dell'attaccante perugino. Questa è una prima opportunità che capita alla formazione ospite dopo 1 minuto e 30 secondi di gioco. Insiste il Perugia con Amatucci, il traversone al centro dell'area di rigore, il colpo di testa di Mazza ha impattato il pallone numero 7 del Perugia, però non è riuscito a servire nessun compagno. Insiste la formazione ospite, Benedetti, che qualche secondo fa ha avuto una buona opportunità. Conclusione alta da parte di un calciatore del Perugia, diciamo di Benedetti, che a tu per tu con Musco non è riuscito a superare
Il portiere avellinese è proteso nell'uscita bassa. Il servo difensore biancoverde è riuscito a far su il pallone. Buona opportunità comunque per la formazione del Grifone. Ora vedremo quale sarà la replica dell'Avellino. De Luca, palla all'indietro per Sagna, che a sua volta appoggia Musco. Il rilancio del portiere biancoverde. Imposta ancora il Perugia. Miola, anzi no, chiedo scusa, Bruschi. Fratini, lancio in avanti, ancora per Benedetti, gli si fa incontro Sagna, ancora Sagna, il pallone non filtra, c'era stato l'inserimento di Corsi, palla in aria, è tutto solo il numero 7 Mazza che raccoglie lo spiovente d'insacca per il vantaggio del Perugia al minuto numero 3. È sbloccato il risultato a Prato La Serra, la rete di Mazza regala l'1-0 ai ospiti. Numero 7 lasciato colpevolmente solo, ha colpito indisturbato il suo tapin su cui nulla ha potuto Pasquale Musco. Dunque Avellino è sotto nel punteggio dopo 3 minuti e 40 secondi. Mazza ha portato in vantaggio il Perugia. Ora vedremo quale sarà l'entità della reazione irpina. Garofalo, Gargaro, la squadra allenata da Violetti dava l'impressione da qualche minuto di premere sull'acceleratore con maggiore decisione rispetto agli avversari, e questa pressione è culminata con la rete del vantaggio. Attenzione al destro di Coiro, palla alta, una buona opportunità per l'attaccante biancoverde, capitano degli Spini. Non ci ha pensato su due volte Coiro, di destro ha provato la conclusione di collo pieno, ma non ha trovato lo specchio della porta. Sfera abbondantemente alta. Ranocchia, circunnaviga Ranocchia. Miola, filtra il pallone, gioca bene il Perugia, l'appoggio sulla destra per Meoni, avanza Meoni, rientra Meoni, cambia gioco dopo aver cambiato l'uso del piede. Ancora gli Umbri, Corsi non riesce, viene contrastato, però serve Miola comunque. Palla in aria, c'è la posizione di fuorigioco segnalata dall'assistente di destra del signor Castellone, calcio di punizione per l'Avellino. La battuta di Musco, appoggio per Sagna, prolunga per Gargaro, ancora Sagna, lo scambio nello stretto. Errato il rilancio di Sagna, ne approfitta De Angelis. Il Perugia perde palla sul pressing biancoverde, la riperde l'Avellino, prova a ripartire il Perugia con il capitano Ranocchia. Ancora Ranocchia, siamo nei pressi della linea laterale. Ultimo tocco di un biancoverde, rimessa con le mani in favore del Perugia che, ricordiamo, sta conducendo per 1-0. Il gol di Mazza al minuto numero 3 ha rotto l'equilibrio sul rettangolo di gioco. Avanza la formazione perugina, la no, c'è fuorigioco da parte di Corsi, è scattata alla perfezione la trappola dell'offside, calcio di punizione per l'Avellino. Perugia comunque riesce a verticalizzare con una certa facilità, entrambi i tecnici sono all'impiedi, sicuramente Violetti può ritenersi soddisfatto di quanto stanno facendo sinora i suoi. Messa laterale per il Perugia, lo scatto di Saporito alle calcagna Benedetti, ancora Saporito deve proteggere la fuoriuscita della sfera, ci riesce e dunque ci sarà rimessa dal fondo per l'Avellino. Ecco Musco, Visconti, Sagna, De Luca, avanza De Luca, poggia sulla destra per Gargaro, Falco, calcio di punizione per l'Avellino. Si rialza Falco, il gioco riprende, Visconti, Gargaro, Sagna, alza la testa Sagna, prova a ragionare, alla fine regala di fatto la palla agli avversari.
Mazza, lancio di Meoni, ancora in offside Benedetti che, ricordiamolo, prima del gol del vantaggio perugino ha avuto l'opportunità di sbloccare ancora prima il risultato a tu per tu con Musco, si è lasciato neutralizzare la conclusione. De Luca, Saporito, lancio in avanti di Saporito, palla irraggiungibile per Luigi Cimino. Il forte vento comunque sta condizionando le prestazioni dei calciatori in campo. Ecco Coilo, palla in profondità, una zona di campo dove non ci sono maglie biancoverdi. Ordinaria amministrazione per Guerri, estremo difensore del Perugia. Tutti gli effettivi, sia in campo che in panchina, sono nati nell'anno 2001. Saporito, Garofalo, riparte l'Avellino con Paudice, lancio errato per Luigi Cimino, applausi di incoraggiamento per Paudice, uno dei superstiti, se così possiamo dire, della scorsa annata. Ante 17, allenata lo scorso anno da Enzo Scafa. Rimessa laterale in favore del Perugia. Si lotta. Intelligente apertura di Capitan Stramaccioni a beneficio di Meoni. Non riesce la ripartenza perugina. Hanno intercettato i calciatori irpini. Ora Gargaro sul pressing di Corsi che gli ruba il pallone. Stramaccioni, Miola, Perugia riparte da Fratini, Bruschi, palla intercettata in qualche modo da Paudice, una serie di rimbalzi, sfera nel cerchio di centrocampo, Benedetti, Stramaccioni, avanza il capitano biancorosso, anche egli tra le fila dell'Under 17 perugina nel corso della passata stagione. Gioco interrotto, calcio di punizione per l'Avellino, dovrebbe essere stata segnalata una posizione di fuorigioco. Siamo al decimo del primo tempo, Avellino 0 Perugia 1, il gol di Mazza al minuto numero 3 sta facendo pendere l'ago della bilancia dalla parte del Perugia. Messa laterale in favore dell'Avellino, c'è Visconti, lotta Visconti, riesce ad incunearsi in qualche modo, Coilo, dai vai con Falco che non riesce per l'opposizione efficace di un calciatore biancorosso, trattasi nella circostanza di Fratini. Messa laterale per la squadra che sta conducendo per una rete a zero. Stramaccioni prova il palleggio. Rimessa laterale ancora per la formazione biancorossa che guadagna più di qualche metro. Si porta quasi all'altezza del centrocampo De Angelis. Palla indietro per Fratini. Scaraventa il pallone in avanti. La sfera assume uno strano effetto e alla fine termina in out per la rimessa laterale, stavolta in favore dei padroni di casa. Lo scatto di Fratini, Coilo contrasta, guadagna palla Coilo ma deve lottare in mezzo a due. Riesce a portare a casa il massimo, la rimessa laterale in zona d'attacco in favore della formazione di casa che deve recuperare nel punteggio essendo sotto di una rete. Gargaro prova il lancio lungo, alla fine serve Falco, il cross di Gargaro, la presa di Guerri. Buono il tentativo, buona la decisione di Gargaro di mettere subito al centro, anche se l'estremo difensore perugino si è lasciato trovare pronto ad abbrancare la sfera. Visconti, Sagna per lo scatto di Coilo, duello spalla a spalla con Fratini. Coilo riesce a beffarlo ma non riesce in un secondo momento a mantenere il pallone
giocabile. Messa laterale ancora per il Perugia. Stiamo per avvicinarci al quarto d'ora di gioco. Ricordiamo che ogni singola frazione del campionato nazionale Under 17 ha una durata di 40 minuti. Visconti, Garofalo, a differenza del campionato nazionale primavera, i campionati giovanili inferiori Under 17. Seguiamo un attimo questa azione con Benedetti che riesce a penetrare in area di rigore. La conclusione di sinistro dell'attaccante del Perugia piuttosto innocua. Si è adagiato Musco, anche se il pallone non ha centrato lo specchio della porta, sarebbe comunque terminato sull'esterno. Dicevamo, braccato irregolarmente Garofalo, calcio di punizione per l'Avellino. Diciamo, campionati del 17, 16 e 15 che non sono stati interessati da alcuna riforma. Il format è identico a quello della passata stagione. Poi nel corso del match spiegheremo per sommi capi il regolamento di questo campionato. Messa laterale ancora per il Perugia. Benedetti ha avuto una seconda opportunità per colpire, anche se meno nitida rispetto a quella precedente, meno clamorosa. Ancora l'Avellino, fa buona guardia però Fratini. Stramaccioni, gioco di gambe, disorientare l'avversario. Prova a lanciare Stramaccioni, la traiettoria disturbata dal forte vento che soffia qui a Prato la Serra. Imposta l'Avellino dalle retrovie, lo scambio saporito Sagna, Gargaro, De Luca, erra De Luca, errore di impostazione per gli Irpini. Messa laterale per il Perugia, non cambia il battitore De Angelis. La lanciata in avanti, la sfera che scavalca Stramaccioni, anticipato Corsi, c'è un rimbalzo alla fine. Fratini si accontenta della rimessa laterale, non ha voluto assumersi rischi nella lotta con Coiro. Corsi, l'appoggio intelligente ancora per Benedetti, va giù Benedetti, lascia correre il direttore di gara. Match sinora sostanzialmente corretto. Ancora il Perugia, a Matucci, ci prova Matucci, ha immolato la sua tibia il numero 6 Saporito, riuscendo ad allontanare il pallone. Erra nel controllo De Angelis, messa laterale per l'Avellino. Si sbraccia stavolta Violetti, vuole che i suoi mantengano alta la concentrazione. Colpo di testa di Gargaro, Visconti, a lungo di falco per Coiro, si rinnova il duello con Fratini, il palleggio efficace di Fratini che riesce a servire De Angelis, prova a distendersi la formazione perugina, l'Avellino contrasta in maniera efficace, lotta Visconti, perde palla, ha superato però di avversari, non il terzo. De Angelis alla fine spazza praticamente Gargaro. Ci sarà rimessa dal fondo per la formazione ospite, che ovviamente ha tutto l'interesse a lasciar trascorrere il tempo. Avellino che stenta a rendersi pericoloso, se non la formazione di casa non ha creato nessuna occasione da rete. Pomeriggio sinora tranquillo per Guerri. Calcio di punizione per la formazione capitanata da Stramaccioni. Batterà De Angelis. Ecco Stramaccioni all'indietro per De Angelis, che evita la rimessa laterale.
Passaggio filtrante per Miola. Gioco di prestigio di Miola. Lascia scorrere Mazza per la corrente Meoni. S'accentra Meoni. Zona tiro per Meoni. Sulla sinistra c'è De Angelis. Il cross di De Angelis svetta Sagna, facendo valere anche i suoi centimetri, anche se in verità non è che fosse disturbato da avversari. Rilancia Gargaro. De Angelis all'indietro per Fratini. Ora Bruschi. Rischia Bruschi. Meoni riesce comunque ad impossessarsi del pallone. La verticalizzazione Perugina fermata da Sagna. Non riesce a ripartire l'Avellino con Paudice. Si lotta energicamente Garofalo. Rimessa laterale per la formazione ospite. E chiedo scusa locale. Incoraggiata dai tifosi. De Luca. Luigi Cimmino. Lancio in avanti. È in netto vantaggio il numero 6 Bruschi sugli avversari. Fratini con imponenza. Prova a lanciare, prova ad innescare Corsi. La difesa efficace con il corpo di Gargaro. Richiamo verbale per il numero 2 bianco-verde. La rimessa laterale è per l'Avellino, quindi non ha commesso fallo. Gargaro evidentemente è stato invitato dall'arbitro ad essere meno irruento nei contrasti. Rimessa laterale per l'Avellino. E lo stesso Gargaro ad andare alla battuta. Appoggio per De Luca. Sinora a corto di idee la formazione di Rocco. Meoni sbaglia. Meoni prova ad approfittare della formazione di casa con Garofalo. Ancora Avellino. Giù Falco, tutto regolare. Garofalo perde palla. Si rialza Falco intanto. Benedetti. Colto in controtempo Scamaccioni, ma c'è De Angelis. Nemmeno lui riesce a mantenere, riesce a domesticare il pallone. Rimessa laterale per l'Avellino. Gargaro. Coiro fermato dal solito Fratini, che sta francobollando il capitano biancoverde. Match che vive una fase di stanca. Perugia in vantaggio per una rete a zero. Decide la rete di Mazza, bravo a raccogliere uno spiovente dalla sinistra e a colpire dalle retrovie indisturbato, assolutamente libero. Audice lancia a metà strada tra Falco e Coiro, poi in affanno da Fratini. Rimessa laterale per il Perugia. Punizione per gli Umbri. Battuta subitanea. Miola. Mazza, l'autore del gol, che sta regalando il vantaggio a Perugia. La triangolazione con Meoni. Non riesce a crossare Meoni. Palla sul fondo. Rimessa per l'Avellino. La batte l'estremo difensore Pasquale Musco. Benissimo lancio in avanti. Il colpo di testa di Miola. Garofalo perde palla. De Luca. Gargaro. Visconti. Altra rimessa con le mani ad appannaggio dei biancoverdi. Visconti. Il colpo di testa di Falco senza pretese. Coiro, il lancio per Falco. Ecco Falco, il sbuccia clamorosamente il pallone. Peccato, poteva essere una buona opportunità.
si è smarrito sul più bello Falco, peccato, ha letteralmente ciccato la sfera intervento goffo del numero 7 biancoverde. La conclusione di sinistro di Ranocchia murata ai difensori dell'Avellino. Esiste Perugia con Fratini, De Angelis, ancora De Angelis, serve Corsi, trova un corridoio, non riesce a controllare il pallone, nemmeno Corsi, ancora De Angelis che ha un'altra opportunità, palla in aria, c'è Visconti a spazzare, sbaglia Gargaro, una serie di errori clamorosi, occhio a Stramaccioni, palla all'indietro per la corrente Amatucci che deposita nell'angolino basso alla sinistra di Musco per il 2-0 del Perugia al 23esimo. Azione insistita degli Umbri, avallata anche dagli errori in fase di disimpegno dei biancoverdi. E gol del 2-0 del Perugia con Amatucci. Ha raddoppiato la formazione del Perugia De Luca, Luigi Cimmino, Saporito, Sagna, sbaglia Sagna, messa laterale per la formazione biancoverde, un'altra doccia gelata della squadra di casa. Carofalo, Miola, Stramaccioni, Bruschi, Amatucci, autore del gol del raddoppio. Miola prova a cambiare gioco, l'intervento efficace di Falco in spaccata. Paudice riesce a controllare il pallone. Guerri protetto nell'uscita dal numero 6 Bruschi. Fratini, Stramaccioni, anzi Ranocchia, chiedo scusa, Mazza, Ranocchia, fuori gioco di Meoni. Chiediamo scusa, c'è stato un errore nella distinta, il numero 10 è Ranocchia, non è Stramaccioni. Quindi rettifichiamo, numero 10 Ranocchia, non Stramaccioni. Ancora l'Avellino, Luigi Cimmino prova a tracciare un solco sull'out di sinistra, ancora Luigi Cimmino, messa laterale per il Perugia. Hanno fatto l'azione a poco. Provato a dare la scossa il numero 3 dell'Avellino, palla che è terminata in faro laterale, rimessa in favore del grifone biancorosso che è in vantaggio per 2-0. La serie di rimbalzi, spallata giudicata irregolare da parte di Benedetti, calcio di punizione per l'Avellino che è sotto di 2 reti. Paudice ci prova, Paudice, la presa plastica non difficilissima da parte di Guerri, primo timido tiro in porta della squadra biancoverde che cade al minuto numero 26. Ancora Avellino, colpo di tacco di Paudice, intercetta Mazza, ancora Mazza ad interrompere la trama dei biancoverdi. Ecco Fratini, Gargaro, Visconti, ci riprova l'Avellino, lancio per Paudice, vediamo se riesce a calciare, libera l'aria il Perugia. Ecco Mazza, passaggio errato, De Luca ad alimentare l'azione per i campani dalla distanza, De Luca che pesca il jolly, De Luca al 27esimo di mezzo allo svantaggio
27esimo, l'Avellino rientra in partita. De Luca ha sorpreso Guerri abbondantemente fuori dai pali. Non è esente da responsabilità sicuramente il portiere perugino da quanto accaduto, però bravo a De Luca a crederci. E dunque l'Avellino accorcia le distanze. Siamo ora sul 2-1. Si rianima anche il pubblico avellinese presente sugli spalti. La scaltra conclusione di De Luca a sorprendere Guerri, colpevolmente fuori dai pali. Ora mazza. Perugia ora solo gol di vantaggio. Ranocchia, ripetiamo, e non Stramaccioni, Ranocchia. Lo scatto di De Angelis sulla sinistra. Si ferma De Angelis, vira. Ecco Corsi, riesce a metterla in mezzo. Stavolta Musco riesce a far su il pallone. Era in agguato Benedetti. La sfera però non è filtrata, preda dei guandoni del portiere avellinese. Sagna. Gargaro. Sagna. Si addormenta Visconti, il pallonetto e palla sul fondo. Sfiora la doppietta Matucci. Rischiato l'Avellino di capitolare per la terza volta. Tutto lo stadio aveva richiamato l'attenzione per Visconti, che non si è accorto alle sue spalle di Amatucci, gli ha soffiato il pallone, poi ha calibrato male, per fortuna dei biancoverdi, il pallone. Pericolo scampato per l'Avellino, che ha rischiato di subire la terza rete a pochi minuti dal gol che ha consentito all'avellinese De Luca di dimezzare lo svantaggio e di riaprire in qualche modo il match. Sparacchia via Gargaro, la presa di Guerri non esente da colpe, al di là dei meriti di De Luca. Beh, teniamo conto anche dell'età dei calciatori in campo. Tutto fa esperienza, tutto serve per crescere. Fratini, rimessa laterale per l'Avellino, che ora è alla ricerca della rete del pareggio. Saporito. Ancora Avellino, ecco Paudice, Garofalo, l'Avellino sbaglia incredibilmente con Falco. Che opportunità che ha fallito il numero 7 Falco. Applausi per la formazione bianco-verde. Sinistro fuori di un nulla per Falco e Avellino vicinissimo al gol del pareggio. Sagna. Ora urla Violetti, ha capito che qualcosa nel meccanismo dei suoi si è inceppato. Ecco Mazza, intervento in tackle di Luigi Cimino, che strappa applausi. Sono due i Cimino in distinta, uno per l'Avellino che è Luigi e l'altro per il Perugia che è Pasquale, che però siede in panchina. Maglia numero 14, calcio d'angolo per il Perugia, che qualche istante fa ha rischiato davvero grosso con Falco, che con una sorta di rigore in movimento non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta. Sarebbe stato il gol del 2-2. Ranocchia, la posizione di Fratini è irregolare, però la palla è fuori dalla sua portata. Ci sarà rimessa dal fondo. Sarebbe stato un 2-2 che avrebbe avuto del clamoroso per come la partita si stava sviluppando. Un Avellino che fino alla rete di De Luca
praticamente non aveva creato assolutamente nulla in zona d'attacco, d'improvviso stava per trovare anche la seconda rete. Ecco Ranocchia, Corsi entra in area di rigore, lo ferma Gargaro, riparte l'Avellino che sembra un altro Avellino. Il gioco di prestigio di Garofalo, il dribbling del numero 10, avanza, appoggio sulla sinistra per Paudice, prova a rientrare, ancora Paudice, carica il destro, palla respinta, allontana Corsi, Ranocchia prova a domesticare il pallone, avanza il capitano del Perugia, supera in velocità il numero 8 De Luca, ancora Ranocchia che porta palla, entra in Ranocchia, è contrastato da Gargaro, alla fine il numero 2 riesce a far sì che Ranocchia non controlli nel modo migliore il pallone. Palla sul fondo, rimessa laterale per l'Avellino. Musco, appoggio sulla destra per Gargaro. Ignora Sagna, Gargaro, serve Falco. Allontana De Angelis, palla direttamente in fallo laterale. Ecco Gargaro, un po' indeciso sul da farsi, alla fine serve Viscondi che è il compagno più vicino a Gargaro, la palla perviene in qualche modo a Paudice che accelera, si allunga il pallone, palla irraggiungibile anche per Mazza, autore del gol dell'1-0. Pronto Luigi Cimino con le mani, colpo di testa di Meoni, Paudice, ecco Falco, intervento di ginocchio, sbaglia Falco, consente agli avversari di ripartire, siamo nella metà campo dell'Avellino, Gargaro che sta crescendo, ancora Avellino, qualche gol in fase di disimpegno anche per il Perugia ora, la rete di De Luca ha un po' minato le certezze umbre. Guerri in uscita si è preso qualche rischio su Coiro che non ci ha creduto fino in fondo. Meoni, Miola, Bruschi, Mazza, Bruschi. Anche Bruschi si assume qualche rischio, ci è mancato poco che Coiro non intercettasse il pallone, si cerca lo scatto di Coiro, è netto vantaggio Guerri, l'appoggio per Bruschi. Ancora Perugia che sbaglia in fase di disimpegno, Paudice, Garofalo, palla al centro per l'accogliente Falco, Paudice, sbuccia il pallone ancora Paudice, palla incredibilmente alta. Incredibile, incredibile. Due nitidissime palle gol fallite nel giro di pochi istanti. L'Avellino che sfiora il 2-2. Perugia in affanno. 36esimo del primo tempo. Avellino 1, Perugia 2. Primo tempo gradevolissimo, Meoni, anche per merito dell'Avellino che è cresciuto tantissimo, Mazza rispetto ai primi 20-25 minuti, dove in campo c'era solo il Perugia. Ora Garofalo, Coiro salta ma non arriva sul pallone, lotta con Fratini, alla fine commette fallo l'attaccante bianco-verde, gesto di stizza da parte di Coiro, ha provato a staccare ma è stato ben contratto da Fratini nell'elevazione. Comunque due grosse opportunità per l'Avellino di siglare il gol del 2-2. Sbaglia ancora il Perugia, Garofalo, Coiro anticipato di un soffio, ecco Falco, ha un'altra opportunità Falco, la respinta di Guerri, ancora Avellino,
Benedetti, temporeggia Benedetti, attende che i suoi salgano. Altra opportunità per la formazione di casa, più volte vicinissima alla rete del pareggio. Visconti, anzi Miola, ranocchia il dribbling in aria, la conclusione di Ranocchia, la grande risposta di Musco. Stavolta è il Perugia ad andare vicino al gol. Che partita ci stanno regalando Avellino e Perugia. Avellino è cresciuto nel corso degli ultimi minuti e ne va dello spettacolo. I ritmi si sono improvvisamente alzati. Il Perugia era in vantaggio e riusciva a gestire. Ora però deve stringere i denti per difendere il vantaggio. Ranocchia, il cross di Ranocchia, la presa di Musco, che prova a rilanciare subito Paudice. Ancora Paudice, Coiro, il break bianco-verde. I giocatori irpini sospinti dal pubblico, pallone non filtra, Corsi, rimessa laterale per gli irpini. Grande seconda parte del primo tempo da parte della formazione di casa, che si è scrollata di dosso una certa apatia. Sicuramente in campo c'è maggiore equilibrio. Messa laterale in favore dei padroni di casa. Ecco Coiro, palla per Garofalo, rimessa laterale per il Perugia. De Angelis con le mani, Miola, se la cava la formazione biancorossa. Mazza, palla ancora per Mazza. Amatucci, De Angelis, Ranocchia, De Angelis, palla respinta col ginocchio da parte di Visconti, che in qualche modo riesce a servire un compagno. Luigi Cimmino, palla in avanti, pescare Garofalo, lanciato per Coiro. Duplice fischio del signor Castellone, termina qui il primo tempo. Le squadre vanno in vantaggio con il Perugia in avanti per 2-1. A risentirci per il commento dei secondi 40 minuti. Amici sportivi alla visione, ancora immagini dal piatto sportivo posto, stadio comunale di Prato La Serra, Modestino De Cicco. È appena iniziato il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Perugia, valevole per la prima giornata d'andata del campionato nazionale Under 17, riservato alle società di Serie A e di Serie B. Il primo tempo si è chiuso con il Perugia in vantaggio per 2-1. Punteggio maturato in virtù delle reti di Mazza al terzo minuto, di Amatucci al 23° per il 2-0 del Perugia, e poi il gol di De Luca al minuto numero 27 ad accorciare le distanze per l'Avellino. Passiamo subito alla rilettura delle distinte, passiamo a leggerle quindi con l'Avellino, che schiera Musco tra i pali numero 1, numero 2 Gargaro, 3 Luigi Cimmino, 4 Visconti, 5 Sagna, 6 Saporito. Il numero 7 era Falco, che è stato sostituito ad inizio di presa da Antignano, maglia numero 20, poi De Luca numero 8, Coiro 9, Garofalo 10, Paudice 11, in panchina Pone, Caputo, Apuzzo, Vasapollo, Corcione, Pacilli, Migliaccio e Ferraro. Allena Dario Rocco. Il Perugia, Guerri tra i pali numero 1, 2 Meoni, 3 De Angelis, 4 Miola, 5 Fratini, 6 Bruschi, 7 Mazza, 8 Amatucci, 9 Benedetti, 10 Ranocchia, 11 Corsi, in panchina Stramaccioni, Pasquale Cimmino, Venturi, Romano, Metelli e Rapari, allenatore signor Violetti.
Dirige il match il signor Castellone, appartenente alla sezione di Napoli, coadiuvato da Leonetti di Frattamaggiore e Luciano di Nola. Seguiamo ora l'azione dell'Avellino, viene atterrato Garofalo, direttore di gara lascia correre tra le proteste, tra le rimostranze del pubblico bianco-verde. Ora qualche scaramuccia tra De Luca e Benedetti. Ripresa iniziata da 2 minuti. Ancora Avellino, Paudice, la squadra di Dario Rocco. Aveva iniziato maluccio questa partita, impalpabile nei primi 20 minuti, il Perugia stava gestendo a suo piacimento il match, si era portato in vantaggio per 2-0 con Mazza e Amatucci. Poi c'è stato il gol bellissimo alla distanza da parte di De Luca, che ha sorpreso Guerri nettamente fuori dai pali. Da quel momento è diventata un'altra partita, un altro Avellino che ha messo in un certo senso alle corde il Perugia e più volte ha sfiorato il gol del 2-2. Quindi un Avellino duple fast nel corso della prima frazione, ed ora vedremo se nel corso di questa ripresa la formazione di casa riuscirà a portare a casa un risultato positivo. Antignano il cross, il colpo di testa da parte di un difensore del Perugia, insiste l'Avellino, Garofalo, gli Irpini hanno sciupato più di qualche opportunità, le reti potevano essere ben di più. Ora Antignano che guizza, sfida, attende al varco De Angelis. Non dovrebbero esserci stati avvicendamenti nel corso dell'intervallo da parte di Violetti, che pure si è arrabbiato tantissimo con i suoi nel corso della seconda parte della prima frazione. Perugia col fiatone, Perugia che stranamente ha tirato un po' i remi in barca, concedendo il fianco agli avversari, che ripetiamo più volte sono portati vicinissimi al gol del 2-2. Ecco Corsi, la posizione irregolare di Benedetti. In verità sul punteggio di 2-1 anche il Perugia ha avuto l'opportunità per ribadire il distacco di 2 reti, solo il grande intervento di Musco sulla conclusione di Ranocchia ha impedito che la formazione biancorossa pervenisse alla terza segnatura. Lancio di Sagna, colpo di testa ad anticipare di Fratini. Duello senza esclusione di colpi, correttissimo con Coiro. Nel corso dei primi 40 minuti, lancio preciso di Saporito per Luigi Cimino, messa con le mani in favore dei biancoverdi. Ecco Visconti, lascia scorrere, ci pare De Luca, non c'era nessun compagno di squadra alle sue spalle che potesse carpirne le intenzioni. Messa dal fondo per gli Umbri, è pronto Guerri, Bruschi, Meoni, Miola, Mazza, ancora Mazza, autore del gol del momentaneo 1-0 degli Umbri. Lotta Benedetti, Saporito alle calcagna, appoggio per un compagno, trattasi di Amatucci che accelera. Intervento di Saporito provvidenziale a nostro avviso, perché alle sue spalle c'è in agguato un avversario pronto a far suo il pallone servito su di un piatto d'argento da Amatucci. Calcio d'angolo per la squadra ospite che si riporta in avanti, sesto della ripresa, Avellino 1 Perugia 2.
con la battuta del corner, palla nell'aria piccola, sfera allontanata, ma c'è la conclusione da distanza debole, però rigore centrale. Paudice, seguiamo Paudice, va giù Paudice, lascia correre ancora l'arbitro. La decisione ci sembra corretta in verità. Aveva concluso Meoni dalla distanza prima che ripartisse la linea di contropiede. Conclusione piuttosto telefonata, vita facile per Musco. Di testa Matucci. Sbaglia il passaggio un avellinese, servito Ranocchia. Riparte il Perugia. Gargaro non vuole correre rischi, spedisce il pallone in fallo laterale. Rimessa con le mani in favore della squadra ospite, che nel prossimo turno ospiterà il Foggia. L'Avellino sarà di scena in Sicilia a Palermo. Mancato il pallone a Matucci, lascia scorrere Musco. C'è stata una deviazione, non si capacita della decisione dell'arbitro Saporito. Calcio d'angolo per il Perugia. È stata ravvisata una deviazione da parte di un calciatore biancoverde, una decisione che desta qualche perplessità tra le fila irpine. Altro tiro dalla bandierina, sempre dal versante di destra, in favore del grifone biancorosso. Ecco la battuta del corner, fallo in zona d'attacco, calcio di punizione per l'Avellino. La formazione di Dario Rocco può ripartire. Musco, palla per Sagna, ancora Sagna, lancio per Coiro anticipato da Fratini. Ora De Luca, autore dell'unico gol avellinese di questa partita. Una segnatura da lunga distanza che ha avuto il merito di rianimare i lupacchiotti allenati da Dario Rocco. Allora Garofalo, pallone non filtra, davvero peccato, perché aveva scelto bene i tempi dell'inserimento Paudice. Occhio al Perugia, intervento rischioso ma regolare di Luigi Cimmino. Nettamente sul pallone l'intervento del numero 3 biancoverde. Rimessa dal fondo per l'Avellino. L'ultimo tocco è di Mazza. Bravo Saporito a fargli carambolare il pallone sul corpo e a farlo schizzare sul fondo. Sagna che imposta per Isuri, alza la testa Sagna, il solito lancio in avanti. La sfera sorvola Coiro. De Angelis. Corsi, l'occhiataccia all'indirizzo dell'avversario. Ancora Corsi, interventi energici, Benedetti e in aria Benedetti. Calcio di punizione per il Perugia. Intervento falloso c'è stato prima che Benedetti varcasse la linea delimitante l'area di rigore. Calcio piazzato dunque per la formazione ospite. Sistema la barriera a Musco, che si è ben disimpegnato su una conclusione di Ranocchia. Sul risultato di 2-1 ha evitato la terza rete dei perugini, consentendo alla sua squadra di rimanere in partita. Dovrebbe partire Ranocchia, posizione ideale per un destro, è proprio il capitano del Perugia che sfiora il gol.
Abbiamo avuto l'illusione ottica per un istante che la palla fosse entrata. La sfera ha accarezzato il palo. Immobile Musco. Ecco Visconti. Lo scatto di Paudice. Vano però. La palla è uscita, rimessa laterale per il Perugia. Il calcio di punizione di Ranocchia al 12° della ripresa. Ottanta secondi e scoccherà il quarto d'ora del secondo tempo. Riparte la formazione ospite. Corsi ha un po' di spazio in area di rigore, ci prova di sinistro, conclusione abbondantemente a lato. Non aveva molto spazio Corsi per poter centrare lo specchio della porta. Musco, Saporito, Sagna, lancio in avanti di Sagna, palla irraggiungibile per Gargaro che si spiega con il compagno. Messa con le mani per il Perugia, lancio in avanti di Fratini. Il colpo di testa di Benedetti, l'intervento di Sagno. Di Sagno ha giudicato regolare. Non c'è assolutamente cattiveria, volontarietà. Nel numero 5 bianco-verde. Riparte proprio Sagna, palla al piede per il centrale difensivo di Dario Rocco. Lancio in avanti. Miola. Intervento a gamba tesa ai suoi danni, calcio di punizione per il Perugia. Si allontana Migliora, lascia l'incombenza della battuta a Fratini. Bruschi, Miola, pesca benissimo Ranocchia, il capitano serve sulla sinistra De Angelis, il cross di De Angelis, la palla che attraversa tutta l'area di rigore e si perde sul fondo. 14° del secondo tempo, non cambia il parziale con cui le squadre sono andate a riposo, sempre 2-1 per il Perugia. Sagna, Gargaro all'indietro per Musco, non può controllare con le mani il portiere dell'Avellino, serve comunque con una certa facilità a Saporito. Colpo di testa di Bruschi, aveva anticipato Antignano. Saporito in avanti, controllo di petto di De Angelis, poi all'indietro per Guerri, pressato da Coiro, impaurito Guerri, messa laterale in zona d'attacco per l'Avellino. Un po' farraginoso il Perugia ora. Gargaro ad alimentare la presa di Guerri. Tende che i suoi risalgano, poi alla fine serve il numero 5 Fratini che gli restituisce il pallone. Stavolta sceglie il lancio lungo Guerri. Intervento di Saporito, aiutato dal compagno Visconti, Luigi Cimmino, Musco. Saporito, Visconti, perde palla Visconti, innescando, favorendo il contropiede del Perugia. Per fortuna dell'Avellino, Mazza non fa benissimo nella sortita, ma c'è comunque rimessa laterale per la squadra ospite. Sarà Meoni a battere e mettere il pallone in gioco con le mani, palla in aria, ha il problema di girarsi, ci pare Benedetti. Gol del Perugia con Corsi che ha sorpreso la difesa bianco-verde. Corsi ha corso sul secondo palo e di destro in spaccata
ha beffato Musco per il 3-1 del Perugia al 16esimo. Corsi porta a 3 le reti del Perugia. Discutono Musco e Gargaro, che si è perso Corsi. È sbucato dalle retrovie il numero 11 del Perugia, quasi con la punta, è riuscito a trovare il pertugio giusto e Musco è costretto ad inchinarsi per la terza volta nel corso di questa partita. Ora lo scarto tra le due formazioni e nuovamente di due reti. Visconti, De Luca, Sagna, Paudice, ancora Paudice, la piroetta del numero 11 biancoverde, va giù Paudice, ma il direttore di gara assegna il calcio di punizione al Perugia, che effettua il primo cambio. Fuori Benedetti, dentro il numero 18 Rapari, al minuto numero 17 della ripresa. Per l'Avellino ci pare esca Visconti, se non andiamo errati. Esce Miola per il Perugia, il maglia numero 4, e non Visconti per l'Avellino. Fuori Paudice per l'Avellino. Ora gli ordineremo un po' le idee. Dunque, per il Perugia è entrato il numero 14 Pasquale Cimmino al posto di Miola. Per l'Avellino dentro il maglia numero 18 Migliaccio al posto di Paudice. Fratini, siamo al 18esimo. 20 minuti e poco più al termine della contesa, che vede il Perugia in vantaggio per 3-1. Sagna. Saporito, quasi incespica, Sagna, la verticalizzazione, beneficio di un compagno, palla intercettata da De Angelis, Rapari, sbaglia Pasquale Cimmino, lancio di Bruschi per Meoni, allontana Saporito, Avellino non riparte, sbaglia il Perugia. Il rimpallo ha sfavorito il calciatore biancorosso Pasquale Cimmino. Ora Coiro, ancora Coiro che difende palla, gioco di gambe di Coiro, pallone non filtra, lotta ancora l'attaccante biancoverde. Rapari però riesce stoicamente a difendere il pallone, a guadagnare un calcio di punizione. La battuta di Fratini, Ranocchia, avanza la formazione biancorossa e Comeoni sulla destra, il cross forte, teso, si rifugia in corner Gargaro. Altro tiro dalla bandierina per la squadra del Perugia. Il direttore di gara ha qualcosa da ridire a Ranocchia e a Migliaccio, invitandoli ad avere un comportamento più consono alle regole. Altro avvicendamento in casa biancoverde, fuori De Luca, l'autore dell'unico gol della squadra irpina nel corso di questa partita, almeno sinora. Tra un po' vi diremo da chi è stato sostituito. C'è la quarta rete del Perugia, ancora con Corsi, anzi no, la rete viene annullata. Evidentemente il gioco era ancora fermo, il direttore di gara stava segnalando il cambio sul proprio taccuino. Al posto di
di De Luca è entrato Pacilli. Rete annullata al Perugia, calcio d'angolo, era stato battuto a gioco fermo. Il direttore di gara è ancora alle prese con il taccuino, ora sì, si può riprendere. Aveva segnato Corsi d'opportunismo, ma il gioco non era ripreso. Palla sul fondo, la traiettoria svingolata da parte di Meoni. Riparte l'Avellino, 22esimo. Siamo già nella seconda metà della ripresa. Perugia ha consolidato il proprio vantaggio con Corsi, che al 16esimo del secondo tempo ha siglato il gol del 3-1. Palla che salza a campanile, il tocco di Visconti, allontana Meoni. Il vento non cala di intensità qui a Prato La Serra. Ecco Mazza e la cross del numero 7 del Perugia. Il colpo di testa di Pasquale Cimmino, il colpo di reni di Musco. Calcio d'angolo per il Perugia. Anche in questa circostanza osservate come il vento abbia condizionato la traiettoria del cross di Meoni dalla destra, consentendo a Pasquale Cimino di colpire il pallone con il capo, probabilmente senza il fattore vento il pallone si sarebbe spento sull'altro versante. Bravo comunque Musco nella circostanza ad essere reattivo sul colpo di testa ravvicinato che l'avversario. Ecco il numero 17 Pacilli, il dribbling di Pacilli, l'appoggio sulla destra per Gargaro, alza la testa Gargaro, il traversone troppo sul portiere, la presa facile di Guerri. 24esimo. Con tutta calma Guerri va al rinvio di sinistro. Ecco Mazza, ancora Mazza, accelera Mazza, prova a seminare Luigi Cimino che ritorna su di lui, ne arresta la corsa, ma c'è comunque rimessa laterale per il Perugia. Meoni, Fratini, Stagni allontana, di testa Bruschi, serve il compagno, Saporito intercetta, era Mazza che aveva raccolto il pallone di Bruschi. De Angelis, su di lui ringhia Pacilli, commette fallo secondo il direttore di gara, calcio di punizione per il Perugia. Il programma di questa prima giornata: Avellino Perugia, Foggia Roma, Frosinone Palermo, Napoli Ascoli, Pescara Bari, Salernitana Crotone, Ternana Benevento. Il prossimo turno Ascoli Ternana, Bari Salernitana, Benevento Pescara, Crotone Frosinone, Palermo Avellino, Perugia Foggia, Roma Napoli. Return match tra Perugia ed Avellino il prossimo 14 di gennaio. La palla filtra, sfiorato di testa Rapari. Nessun perugino ha raccolto l'invito. Nessuno ha colpito di testa, la palla è terminata sul fondo. Altro rischio per la formazione locale. Ecco Pacilli che riesce a beffare De Angelis, ancora Pacilli, entra in aria, Pacilli cade da solo, il cross di Gargano spazza in calcio d'angolo, si rifugia in corner Fratini.
poco pronti, poco reattivi gli avellinesi. C'è comunque tiro dalla bandierina per la formazione campana, che deve accorciare ancora le distanze per alimentare speranze di risultato positivo. Ci sono scarsi 15 minuti a disposizione per provare a raddrizzare le sorti del match. Il colpo di testa di Saporito. Antignano perde il contrasto con Ranocchia, il gioco di prestigio di Corsi, che salta con abilità l'avversario. Avanza Corsi, pallone per Mazza, ancora Mazza che porta palla, Corsi il cross, è solo in area il numero 18 Rapari, che però viene contrastato efficacemente da Visconti, che non ha consentito all'avversario di colpire in spaccata. Aveva tentato la conclusione acrobatica Rapari. Visconti ha tolto il pallone dalla sua disponibilità. Il Perugia che resta in zona d'attacco. Calcio d'angolo per gli Umbri, sempre pericolosi. L'Avellino torna a stentare in zona d'attacco. Bruschi ha provato a centrare il bersaglio, a centrare lo specchio della porta. Aveva una barriera umana davanti, non ha potuto far meglio. Pacilli, l'appoggio per Visconti. Gargaro, Pacilli cambia gioco, beneficio di Antignano che non sfugge a Meoni. Intervento in chiusura di Bruschi, alla fine c'è rimessa laterale per il Perugia. Dicevamo del regolamento del campionato nazionale Under 17 riservato alle società di Serie A e di Serie B, prevede l'utilizzo di soli calciatori della categoria allievi, una stagione che si articolerà in quattro fasi successive. C'è un girone eliminatorio cosiddetto all'italiana con gare di andata e ritorno. La stagione regolare, per intenderci, seguiamo questa azione del Perugia che si perde dopo l'errore di Mazza. Poca lucidità per il numero 7 perugino. Dicevamo, ci sarà una fase che prevede un girone all'italiana, la stagione regolare. Poi ci saranno i playoff. Insiste l'Avellino, ci saranno i playoff cui accederanno con gare uniche, primo e secondo turno, poi i quarti di finale con andata e ritorno, poi la fase finale e le final four, semifinale e finale per il primo e secondo posto in gara unica. Quattro squadre suddivise in tre gironi da 14 squadre. Al termine della prima fase le squadre classificate al primo e al secondo posto accedono ai quarti di finale, le squadre terza e quarta e le due migliori quinte disputeranno i playoff. Sono consentite 7 sostituzioni a gara. Cambia ancora il Perugia, scocca la mezz'ora, proprio in questo momento, 10 minuti più recupero al termine di questa sfida. Avellino Perugia, valevole per la prima giornata d'andata del campionato nazionale Under 17 stagione regolare. Sono entrati nel Perugia Stramaccioni e Venturi, rispettivamente maglia numero 13 e numero 15. Messa laterale in favore dell'Avellino. Sagna, mancino avanti di Sagna, lo scatto di Antignano, l'uscita
puntuale di Guerri, in netto vantaggio sull'avversario, con calma l'estremo difensore del Perugia, il lancio a beneficio di De Angelis, rimessa con le mani in favore degli Umbri. Lancio di De Angelis, perde l'attimo Corsi per un momento, poi riesce a calciare, avvicina al gol del 4-1 Corsi. Non ha controllato a meglio in verità il numero 11 del Perugia, è riuscito comunque a concludere Luigi Cimmino. Palla che si perde in faro laterale. I ritmi sono notevolmente calati. Fallo commesso su Antignano, calcio di punizione per gli Irpini. Bisogna rispettare la distanza, dice il signor Castellone. Luigi Cimmino, Saporito, Sagna, Gargaro, si lotta in un fazzoletto di campo, l'ultimo tocco è di Gargaro. Riparte il Perugia con Amatucci, che è diventato capitano dopo l'uscita del numero 10 Ranocchia. Intervento in scivolata di Saporito, il Perugia insiste con Metelli, ancora Metelli, pallone filtra, Saporito allontana. Un po' precipitoso Saporito, poteva, era indisturbato, poteva avanzare con il pallone di qualche metro. Calcio di punizione ora per l'Avellino. Resta a terra dolorante un calciatore del Perugia, va a sincerarsi delle sue condizioni l'arbitro. C'è l'intervento del massaggiatore della formazione biancorossa. Per l'Avellino intanto è entrato sul rettangolo di gioco Corcione al posto del numero 4 Visconti, tra i migliori a nostro avviso. Cambia ancora Dario Rocco. Perugia in vantaggio di due reti, esattamente 3-1 sull'Avellino. 34esimo della ripresa. 6 minuti al 40esimo. Duro fallo ai danni di Gargaro. Ha rischiato l'ammonizione Pasquale Cimmino. Altro calcio di punizione per i Lupacchiotti. Sul punto di battuta Corcione, il sinistro di Corcione, il bel gol dell'Avellino con il numero 10 Garofalo. Avellino di nuovo in gol, 35esimo, si riaccende il match. Garofalo ha siglato il gol del 3-2, intervento in spaccata del numero 10 bianco-verde, nulla da fare per Guerri, stavolta incolpevole. Amatucci, 3-2 per il Perugia ora, 5 minuti e poco più, tutti da seguire ora. L'Avellino rientra in partita, ha sbagliato Migliaccio, rimessa laterale per la formazione biancorossa, che ora deve nuovamente stringere i denti per cercare di portare in Umbria i primi 3 punti della stagione. Antignano avanza, ancora Antignano, Coiro, si gira Coiro, prova il dribbling, viene fermato, un po' stanco Coiro. Metelli, lo scatto di Corsi, temporeggia Corsi alle calcagna Pacilli, rimessa laterale per l'Avellino insieme
ai Lupacchiotti, si scalda anche il pubblico di casa, un po' tramortito dal gol del 3-1. Ora la rete di Garofalo ha riacceso un po' gli entusiasmi anche sugli spalti. Corcione sbaglia, ecco il Perugia, Rapari, s'accentra Rapari, rientra il numero 18, appoggio per Amatucci, Pasquale Cimmino, cambia gioco, Corsi, Venturi, intervento di Saporito, calcio d'angolo per il Perugia. Ennesimo tiro dalla bandierina per la formazione ospite. Calcio d'angolo basso, allontana Pacilli, ora Garofalo, anticipato da Venturi. Rimessa per l'Avellino. Non può permettersi di perdere tempo la squadra di casa. Saporito. Sagna, lancio in avanti per lo scatto di Antignano. Gargaro in foro laterale, non poteva far meglio il numero 2 dell'Avellino, uno dei pochi della formazione titolare rimasti in campo. L'intervento scomposto di Sagna ai danni di Metelli, calcio di punizione per il Perugia. Tutte interruzioni che ovviamente favoriscono la squadra che è in vantaggio, che ha tutto l'interesse a rallentare i ritmi, a far trascorrere secondi preziosi per portare a casa il risultato. La gamba tesa netta di Corsi sull'avversario. Intervento piuttosto pericoloso, anche se non c'è stato alcun impatto. È stata punita l'intenzionalità. Calcio di punizione per l'Avellino. La battuta di Musco. Un rimbalzo, un secondo. L'Avellino non sfonda. Ora ci riprova la formazione di casa. Fallo su Migliaccio. Attenzione, una buona opportunità. Sono palle inattive da sfruttare. Garofalo, il cross, calcio d'angolo per l'Avellino. Rocco invita i suoi a salire, invita i suoi all'azione di disturbo in area di rigore. Calcio d'angolo per l'Avellino, battuta corta, Antignano serve il compagno, il cross basso, la presa di Guerri. Un granché questo assist dalla sinistra. Dovrebbero essere 4 i minuti di recupero concessi dall'arbitro, se non abbiamo visto male. Intanto problemi per Fratini, aiutato a rialzarsi da Stramaccioni. Ovviamente il direttore di gara terrà conto di questa interruzione nel computo dei minuti da recuperare. Sarà un recupero abbastanza corposo, ne ha già concessi 4 Castellone, probabilmente il tempo sarà allungato di almeno un altro minuto. Avellino restituirà palla alla Perugia. La squadra umbra è momentaneamente in 10, però Violetti vuole cautelarsi, molto probabilmente Fratini sarà sostituito. Sì, al suo posto il numero 16 Romani, non ce la fa Fratini, alza bandiera bianca a pochi secondi dal traguardo, a pochi secondi dal triplice fischio. Sarà allungato inevitabilmente il tempo di recupero.
fallo di mani di Migliaccio, non sappiamo cosa gli abbia preso, perché Perugia ha battuto il calcio di punizione. Rischia anche il giallo numero 18 dell'Avellino. L'impatto con le mani era intenzionale, l'uscita di Musco sull'avversario giudicata regolare. Si rialza pian piano Corsi. Siamo in pieno recupero, 2 minuti oltre l'80esimo. Deve essere più solerte l'Avellino se vuole darsi qualche chance di pareggiare questa partita. Il lancio di Saporito. Riparte il Perugia con Romani. Sarà importante per la formazione umbra mantenere lontani dalla propria area gli avversari. Saporito evita il corner, allunga Pacilli, c'è rimessa laterale per il Perugia che può rifiatare. Rimessa con le mani, si lotta, duello tra Corcione e Metelli, palla rilanciata in avanti, si messa con le mani per l'Avellino. 43esimo al nostro cronometro. Lancio di Saporito, è stanco anche l'Avellino. Romani, anticipo di Saporito, palla ricacciata in avanti. Sagna, intervento di testa, ancora Sagna, Saporito, Luigi Cimmino, va giù il numero 3 biancoverde, ci si attende la gittata in piena area. Formazione di casa a questo punto non ha più nulla da perdere, da difendere. Gioco ancora fermo, altro intervento del massaggiatore perugino. Calcio di punizione per la formazione di casa. Ancora Corcione alla battuta del calcio di punizione. Da un suo calcio di punizione è nata l'azione con cui l'Avellino è riuscito a siglare il gol del 2-3. Ci riprova il numero 16, è sempre Corsi al tappeto. Qualche minuto prima si era scontrato in maniera sicuramente meno rude, meno violenta con Musco. Fuori dal rettangolo di gioco Corsi, la battuta di Corcione, la palla in aria, lo spiovente, la presa facile di Guerri. Guerri invita i suoi ad avanzare. Rilancio di sinistro del portiere biancorosso Saporito, c'è in avanti, l'ultimissimo assalto dell'Avellino con Antignano. I pacchiotti sospinti dal pubblico. Migliaccio, ancora Migliaccio, riesce a crossare in qualche modo. Aria spazzata, Pacilli dalla distanza, sinistro alto, il triplice fischio del signor Castellone. Il Perugia espugna l'impianto sportivo Modestino De Cicco di Prato la Serra. La formazione umbra vince per 3-2 sull'Avellino, che debutta in campionato con una sconfitta casalinga. 3-2 il risultato finale, la sequenza delle reti nel corso del primo tempo e il vantaggio perugino al terzo con Mazza, il raddoppio di Amatucci al 23esimo, al 27esimo accorcia per l'Avellino De Luca.
Poi nel secondo tempo, al sedicesimo, la rete di Corsi per il 3-1 biancorosso. Al 35esimo Garofalo può solo nuovamente accorciare le distanze per la sua squadra. L'Avellino non riesce però a recuperare il doppio svantaggio, si ferma a due reti ed il Perugia porta a casa l'intera posta in palio. Dal pianto sportivo Modestino De Cicco di Prato La Serra è tutto, Mimmo Ascolese al commento, Palmiro Napoli alla telecamera. A risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.